Benvenuti in cucina con Mattia. Oggi vi insegnerò a pulire le cappelluzze. Queste sono un chilo di cappellunghe che ho comprato in pescheria. Vi consiglio naturalmente, prima di comprarle, di controllare la data di confezionamento, e il mollusco deve essere vivo. Lo si vede perché dalla conchiglia esce fuori il frutto. Procediamo ora a pulirle. Allora, ho aperto la confezione di cappellunghe e le ho messe su di un piatto. I passaggi per la pulitura delle cappellunghe sono principalmente due. Il primo è di andare ad aprire la conchiglia senza andare a rompere il frutto. Quindi si fa in questa maniera. Prendiamo un coltello, possibilmente con un po' di punta, e andiamo ad aprirlo in questo modo. Allora, la cappellunga ha una testa e una coda. Allora, la testa ha due palline piene di sabbia, oltretutto. Di qui invece poi abbiamo il frutto che spunta, eccolo là che si muove. Quindi procediamo in questo modo. Andiamo con la lama del coltello a tagliare lungo la conchiglia senza andare a toccare il frutto. Questa è la cappellunga all'interno, come si presenta. Quindi abbiamo la testa, la coda che vi dicevo, che alla fine la coda non è altro che il frutto, e poi abbiamo tutta la parte da scartare che adesso vedremo come fare. Quindi procediamo facendo questo lavoro con tutte le cappellunghe. Una volta aperte tutte le cappellunghe in questo modo, procediamo con il secondo passaggio, che è quello fondamentale perché la cappellunga, quando verrà cotta, non abbia la sabbia. Allora, servirà un filo d'acqua fredda corrente e procediamo in questo modo. Allora, prendiamo la cappellunga, la apriamo bene. Andiamo a togliere la testa, che è quella con le due palline che abbiamo detto prima, in questa maniera, sfilando. Poi andiamo a girare la cappellunga, prendiamo il frutto, che è questo, lo tiriamo su, lo teniamo bene, e con l'aiuto della punta del coltello andiamo ad eliminare dalla conchiglia tutto questo, che sarebbe poi la sabbia che sentiamo sotto i denti. Andiamo quindi a sciacquare molto bene la conchiglia ed il suo frutto, che rimarrà attaccato in questo modo. Sgoccioliamo e riponiamo su un piatto. Vi faccio rivedere. Apriamo la cappellunga, togliamo la testa in questo modo, sfilandola verso il basso, alziamo il frutto, eliminiamo la parte di sabbia ed ecco qui il risultato. Le cappellunghe sono pronte. Quindi, come vanno consumate? O fate al forno, condite con sale, pepe e olio, oppure alla griglia. Mi raccomando, le cappellunghe vanno cotte pochi minuti. Io vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video, di seguirmi su Instagram, Mattia Battoglio Chef, e io vi aspetto ad un prossimo video.